Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme una ciambella di pane rustico. L'impasto lo abbiamo già fatto insieme e è l'impasto della pizza con le patate, quello con 3 grammi di lievito e 12 ore di lievitazione in frigo. Per cui per la preparazione dell'impasto vi rimanderò a quel link. Noi partiremo con il video di oggi dal momento esatto in cui l'impasto è maturato per 12 ore in frigo. Quindi procederemo a formare, far lievitare e cuocere la ciambella. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Partiremo da qui. Questo è un impasto che ha fatto 12 ore di lievitazione in frigo. È magnifico a dir poco. Ora dobbiamo infarinare il banco. In questo caso, dovendo fare per primo il pane, utilizzerò la semola e vado a rovesciare questo impasto che ha il 70% di idratazione. Guardate che cos'è. Magnifico. Ora per la nostra ciambella, perché andremo a creare una ciambella di pane, io utilizzerò la metà di questo impasto. In un secondo tempo, con la metà che adesso sto riponendo nella bowl, andrò a formarci delle focacce. Allora, adesso la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo chiudere l'impasto come se dovessimo creare una pagnotta in questo modo. L'impasto è molto idratato, quindi si chiuderà senza problemi. Aiutiamoci comunque con la semola. È sigillato bene, vedete? A questo punto comincio a chiudere. Metto un pochino di semola anche sopra e stringo l'impasto chiudendolo e allungandolo. Continuiamo così ad allungare senza schiacciare, perché vedete che così non schiacciando non andremo a perdere la maturazione dell'impasto, non andremo a perdere tutta l'aria che è trattenuta all'interno della nostra massa. Così lungo può bastare. Adesso io prendo così una teglia da 28 centimetri di diametro e vado ad adagiarci la ciambella, continuando gradualmente ad allungarla. Mi aiuto anche per questa fase con un pochino di semola. Nel punto di incrocio dell'impasto vado a schiacciare leggermente, ma poi lievitando di nuovo diventerà una massa unica. Io mi fermerei così. La nostra ciambella deve essere rustica e così va più che bene. Adesso mettiamo un coppapasta all'interno in maniera che adesso, quando la nostra ciambella lieviterà per un'ora e mezza, due, non andrà a richiudere il foro centrale. La copriamo
con un panno morbido e attendiamo il raddoppio. Dopo circa 2 ore questo è il risultato della nostra ciambella. Vedete, ha riempito praticamente tutto lo stampo. Adesso io vado a spennellare con molta delicatezza la sua superficie con acqua, perché noi avremo bisogno di fare una ciambella che abbia una crosticina croccante. Quindi spennellarla con acqua ci darà questo risultato. Ora con un pochino di semola andiamo a spolverare la superficie, così. E per ultimo andremo a fare dei tagli. Accontentiamoci pure così. Ora siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 220 gradi. Nel momento in cui l'ho acceso ho messo sulla base un pentolino di acqua, perché umidificare la camera ci farà ottenere una crosta del pane più croccante. Infornerò il pane per i primi 10 minuti a 220 gradi, poi abbasserò la temperatura a 200 gradi fino a doratura. Ecco la ciambella appena uscita dal forno. Io l'ho lasciata in forno complessivamente per 40 minuti, i primi 10 minuti a 220 gradi e gli altri 30 minuti a 200 gradi. Dopo 20 minuti di cottura, con l'aiuto di una pinza, ho sfilato il coppapasta che avevo messo al centro e, evitando di scottarmi, piano piano ho staccato la carta dai lati per far sì che poi la parte esterna non risultasse più chiara della superficie. Adesso la lascio raffreddare completamente, la metterò qui su una griglia e poi la taglieremo insieme. Andiamo a tagliare insieme questo pane. Vi faccio sentire la crosta. Sentite? Ora andiamo a fare delle fette. E questa è la nostra fetta, questo è il nostro pane, crosta croccante, mollica, soffice, soffice. Pane perfettamente cotto, abbiamo raggiunto il risultato desiderato. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questa mia ciambella la rifarete in tanti. Se questo video è stato di vostro gradimento, io attendo un vostro like e, come di consueto, io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie video ricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.